Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro nuovo video della Taverna dello Svapo. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire la Pico Squeeze. Birillo, dacci qualche informazione su questa box. Allora, la box si presenta bene, la scatoletta ti spiega come al solito tutto cosa c'ha all'interno. C'ha la Pico Squeeze come la boxettina, Coral Atomizer, che il suo atomizzatore. Sì. Due Clapton dentro all'interno, che noi Couture, ne abbiamo lanciato che non ci piaceva, una boccetta di ricambio del bottom feeder per quando si usura un po', quindi ce ne hai due, c'è la possibilità che si rovina o metterci anche se ha un cane a usarla, che la rovina tutta, ce la cambi. Il cavetto USB e la ricarica. Andiamo a aprire la scatolina. Poi dice i colori che la fanno Black, White, Silver, Grey e Hot Pink per le signorine. Allora, dentro c'era il suo posto per la box, fatto bene, che la tiene bella ferma. C'ha il suo straccetto, diciamo, per tirarlo via, e sotto c'ha il cavetto, il cacciavitino, la boccetta di ricambio, il manuale e il cotone. Il suo cotone che non usiamo walk hand o quelli organici, dipende cosa riusciamo a trovare in giro, che sono sempre meglio di questi cotoni perché non fanno tanto fumo. Ok, cosa possiamo dire di questa boxetta? Allora, fai vedere come. Allora, c'è il tastino sotto, che c'è la calamita che si attacca per via che la bottiglia non viene fuori. Ok. Noi l'abbiamo rigenerato, io ho fatto 4 giri sulla punta da 2. Sì, anch'io. Con il filo 30 26x32. Che schioppetta abbastanza bene. Poi niente, in dotazione non c'è la batteria 18650, qua ci va la batteria 18650 svitando qua sopra. Questo qua si entra nella batteria, si toglie il più verso il basso, si richiude e quando si richiude si accenderà il vostro LED. Questo LED qua vi fa capire quanta batteria è ancora, quanta batteria residua c'è. Più lampeggia e meno batteria c'è. Qua abbiamo la sua entrata per il cavetto di ricarica, però noi consigliamo di caricare con batteria, con caricabatterie esterne. Se ti trovi magari fuori, che sei in macchina, che ti si scarica, sì, magari 10 minuti, quarto d'ora, mezz'oretta, c'ha puoi mettere su, almeno ci dai un paio di svappate, però sempre meglio magari portarsi una batteria di riserva dietro, caricata sempre nella box apposta per caricare le sue batterie. E niente, andiamo a fare una prova di svapo e parlare anche un po' del Coral. Sì, vai. Schioppetta anche abbastanza bene, sì, fumo abbastanza, ne fa abbastanza, sì. Lo faccio provare io con Fred Astaire. Sì. Spinge non tantissimo. Noi lo usiamo con l'aria un po' più chiusa perché il tiro troppo aperto di questo atomizzatore non ci piace tanto. Però non riesce a spingere, se nella box c'è scritto da 50 watt, ma arriva a 42. Devi fare sempre delle resistenze un po' piccole, non puoi andare sotto 0,15. Se no non te la segno. Se no secondo me a 0,15 avrebbe spinto, che 0,15 avrebbe spinto. Però ha una sicurezza. Sì, è una box che praticamente se c'è qualcosa che non va si gioca. Vabbè, noi questa box la consigliamo. A noi ci piace, come potete vedere, ne abbiamo comprata una a testa. È comoda, piccolina, fa il suo dovere. Va bene, come se al lavoro. Per iniziare, iniziare anche a rigenerare, per provare qualcosa di nuovo. Che ti anche bottom feeder, quindi. Sì, sì, sì. È molto bella, noi la consigliamo. È un bel kit, sì. Se uno vuole avere un oggettino piccolino da svappare quando sei in giro senza portarti la infatti, se sì, tipo devi uscire per 2-3 orette così, puoi portartela e puoi fare anche abbastanza, anche un tiretto di guancino, tranquillo. La rama non è malissimo, non sarà un boom, però il suo rama lo dà, dai. Sì, 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 lo dà.
Va bene, allora noi vi lasciamo così con l'ultima svolpata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale come al solito. Da Gabri e Birillo è tutto, un bacio.